chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Allora sveliamo i segreti della politica a colpi di drink con i candidati alla carica di sindaco al comune di Termoli. Manuela Vigilante, candidata al comune di Termoli con l'incarico di sindaco che gli auguriamo, è con il PD, con i 5 Stelle e ci propone oggi il suo drink che si chiama... Un altro modo di fare lo spritz. Un altro modo di fare un lo altro spritz. Perché siamo controcorrente, contro ciò che è normalità, contro ciò che è consuetudine. Perché noi abbiamo deciso di avere come slogan della nostra campagna elettorale scegli un altro modo. Vogliamo proporre alla cittadinanza un nuovo modo di fare politica, un nuovo modo di vivere la città, un nuovo modo di amministrare la nostra città. E siccome i drink accompagnano le conversazioni anche di un certo spessore, iniziamo possiamo dal drink. Iniziare. Va benissimo. Benissimo. Primo ingrediente, useremo questo aperitivo Valentini che è alternativo al classico Aperol Spritz. Iniziamo. Che potrebbe rappresentare in un programma elettorale con questo colore, con questo profumo, a cosa potremmo associarlo? Valorizzazione del turismo, che nella nostra città credo sia fondamentale, un volano della nostra economia, ma che ha bisogno di essere valorizzato maggiormente. Benissimo, un goccio di turismo, poi? Un goccio di turismo, un succo d'arancia. Un altro ingrediente del nostro programma, l'inclusione, una città più inclusiva, con attenzione maggiore alle persone più fragili. Benissimo. E quindi da una parte l'allegria, il divertimento, il turismo, ma senza dimenticare le persone che hanno più bisogno. E vado. E inseriamo nello stesso boccale. Benissimo. Dopo ci mettiamo un goccino di questo sciroppo, quindi non è alcol, uno sciroppino, può essere utile in alcuni momenti particolari della vita amministrativa quando dobbiamo far scendere giù magari qualche decisione che potrebbe non essere gradita dalla minoranza, ecco. Augurandomi che sia io la prossima sindaca della città di Termoli. Benissimo, quindi mettiamo questo sciroppino. Ma proprio un goccino, non vogliamo essere proprio un goccino. Ecco qua. Adesso, se non ricordo male, il ghiaccio, perché io non sono proprio una belle woman, però ci provo. Ci proviamo. E andiamo con il ghiaccio. Così rinfreschiamo le idee. Cioè, dovesse avere... Sì, un po' confuse. Un po' confuse. Noi ce le abbiamo chiare, eh? Noi, la mia coalizione, anche se è arrivata un po' in ritardo, ha le idee chiare. L'importante è non lasciare campo libero al centrodestra. A questo punto shakeriamo. Shakeriamo sì. Tutti gli ingredienti, inclusione, turismo, cultura, sì, colore. Una bottarella. Quelle non fanno mai male. No. Non shakeriamo. Non lo so, cosa ne uscirà. Però secondo me potrebbe essere dai buono il risultato. Funziona. Può bastare? O vado ancora? Potrebbe bastare, potrebbe vero? Potrebbe bastare. Ma sì, ecco il bicchiere. Il campo largo. Campo largo, non larghissimo, però. Che bel colorito. Che bel colore, proprio un colore proprio fresco. Fresco. No, la novità, la novità. Infatti non è il troppo la arancio, novità. Non è rosso. Non è rosso, già... proprio. Allora, l'esatta sfumatura, manca l'ingrediente segreto? Il Bella Vista, che è il bollicine, tocco finale. Tocco finale. Ecco, eccolo c'è qui, stato c'è stato anche il botto, quindi. Che sia di buon auspicio. Ma sì, abbondiamo che perché qua il vino ci vuole la buccina di arancio. Ok, perché anche l'occhio anche vuole la sua parte. Certo. Ecco qui. Il risultato sembra ottimo. L'estetica promette bene. Per l'assaggio dobbiamo aspettare il nostro Angelo che ci dica com'è il drink di Manuela Vigilante. Angelo, è il tuo turno. Qui c'è qualcosa di familiare. So chi chiamare quando ho bisogno di un aiuto serale. Ecco. Quindi ecco. Mi raccomando. Approvato. Approvato. Approvato.